Ciao amici e amiche del segno solare o lunare della Vergine, benvenuti su Exoterico. Io sono Angela e questo è l'oroscopo lunare motivazionale dal 22 luglio al 4 agosto, dove troveremo la luna nuova in Leone. Prima di iniziare vi ricordo che queste sono energie generali che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente, ma soprattutto con il vostro segno lunare. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi usati per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link per contattarmi, per prenotare un consulto e chiedermi informazioni, e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Adesso siamo pronti per iniziare la vostra stesa. Andiamo ad accendere la luna e vedere che cosa hanno da dirvi gli oracoli, in connessione ovviamente con l'universo, ma soprattutto con la magia della luna. E con essa vi ricordo sempre che lo scopo di questa lettura vi aiuterà a capire meglio che cosa sta accadendo nella vostra vita, di fare delle verifiche e di vedere anche, di riscontrare che le vostre intuizioni sono giuste, e soprattutto di trovare poi delle ulteriori indicazioni per un vostro percorso di evoluzione e di crescita, ma soprattutto per manifestare nella realtà i vostri desideri, i vostri obiettivi. Trattandosi effettivamente di fase calante verso la luna nuova, è un ottimo periodo per cercare magari di pensare a nuovi progetti, nuove idee da incominciare nel prossimo ciclo, e magari per le cose che invece sono già iniziate, che state portando avanti, si possono valutare dei possibili cambiamenti, perché magari è il caso proprio di abbandonare qualcosa che non vi serve, qualcosa che non sta funzionando, quindi riflettiamo anche su questo. Trattandosi di luna nuova in Leone, ci porterà tante idee, fantasia, ci spinge proprio all'azione. Ci saranno anche delle sorprese, degli incontri, buon umore e vivacità. Però la cosa più importante è che è un periodo di trasformazione, di evoluzione, quindi è il caso proprio di fissare dei nuovi obiettivi o di avere e seguire un piano ben preciso, una strategia, perché il rischio è che comunque purtroppo di contro non abbiamo tantissima energia da utilizzare, però volendo fare chissà che cosa potremmo lasciarci distrarre e agire un po' a caso, giusto perché abbiamo il desiderio di fare, di procedere, e quindi per non disperdere e perdere, sprecare le nostre energie in sciocchezze, quindi ci serve un piano ben preciso da seguire. È anche un ottimo periodo per aprirsi, socializzare e dedicarsi all'arte, sia come creativi sia come fruitori, quindi va bene, l'arte è sempre bella e meravigliosa. Abbiamo proprio questa partenza a bomba, effettivamente la luna nuova, precisa e perfetta nel vostro percorso, quindi come inizio ci parla appunto di un nuovo inizio. E nuovo inizio può voler dire tantissime cose, che magari questo è un periodo ottimo per sia un vero e proprio nuovo inizio, sia anche per ricominciare qualcosa da capo, che non è mai tardi per ricominciare qualcosa. E l'importante è mettere da parte il passato, meglio dimenticarselo, perché è necessario ritrovare l'entusiasmo in tutto ciò che è nuovo, un inizio, un ricominciare. Se noi ci concentriamo sul passato, su quello che è stato, non abbiamo l'energia giusta da dare al nuovo inizio, e quindi ecco, la prima cosa proprio da fare è ritrovare l'entusiasmo, cercando di tagliare con il passato. È possibile credere nella manifestazione, però, come dicevo, è importante che una situazione tossica si può sistemare, si può lasciare andare, o comunque arriva un qualcosa a infonderci una nuova energia e speranza. È il momento di impegnarti, lo dice anche il primo quarto di luna. Anche questa non è proprio in sintonia con questa lunazione. Questo vuol dire che ci sono comunque delle cose che abbiamo lasciato in sospeso, forse qualcosa che abbiamo già iniziato però abbiamo abbandonato o messo da parte.
per vari impegni, per varie situazioni e motivazioni strettamente personali. Però quindi questa carta ci sta dicendo che comunque c'è qualcosa di importante che non deve essere più trascurato, che deve essere ripreso o qualcosa che abbiamo come idea, appunto, la dobbiamo portare in concretizzazione e quindi verso un nuovo inizio. Questa carta, primo quarto di luna, ci dice che purtroppo noi abbiamo incontrato o incontreremo delle difficoltà, potremmo essere messi alla prova, avere dei dubbi, delle incertezze, però è questo il momento giusto di capire se effettivamente quella cosa fa il caso nostro, cioè in pratica andrà ad accadere un qualcosa che forse può sembrare un blocco, però è un blocco proprio per aiutarci a capire se quella cosa, quel proposito o anche un qualcosa che vogliamo fare in una relazione fa al caso nostro. Quindi è un momento, diciamo, di crisi, ma di crisi in un certo senso giusta, positiva per noi, perché è quella che ci farà capire veramente che cosa desideriamo. E poi abbiamo la luna nuova in Scorpione. In questo caso siamo in sintonia con la luna nuova, nel caso proprio del significato. Essendo in questo caso proprio in Scorpione, vuole dirci che è anche il momento giusto per affrontare le nostre incertezze e le nostre paure. Si collega un po' a quello che abbiamo visto effettivamente. Come vedete, sono tutte concatenate l'una all'altra proprio per aiutarci in un percorso. E in questo caso ci parla anche ancora di nuovo inizio, di rinascita. Il percorso è vero, può essere difficile, soprattutto il passaggio di rinascita, ma è assolutamente utile per noi perché ci permetterà di superare dei sentimenti negativi, delle situazioni anche negative, e allora quindi dobbiamo fare noi stessi un investimento. Investimento del nostro cuore, delle nostre energie, magari effettivamente si può lavorare sul lato oscuro, sulle nostre appunto emozioni, quelle più intime, quelle più profonde, proprio per cercare di capire e comprendere, come vi dicevo prima, ciò che desideriamo veramente. Adesso altre indicazioni le troviamo dall'oracolo risponde, dove la tribù parla di condivisione. Una specie di condivisione, di apertura che ci può dare gioia e ci chiede di contribuire ad un progetto, ad un'idea, ad aprirci, forse anche semplicemente aiutare una persona in difficoltà o aiutare qualcuno che è intorno a noi. Ecco, questo atteggiamento ci farà sentire in armonia, in affinità, di avere uno scopo, diciamo, ben preciso e quindi molto ricchi dentro. Parla anche di senso di appartenenza e si può scoprire in questo periodo che magari appunto c'è una relazione, una persona, un qualcosa che ci coinvolge particolarmente e che quindi dobbiamo lasciarci condurre e guidare. E non solo, però qui anche noi potremmo essere sia guida, una guida importante nei confronti di qualcuno, quindi di aiutare e sostenere, però qui potremmo aver bisogno anche di una guida, di un sostegno. Qui capirete voi effettivamente se avete bisogno voi o se sarete voi guida nei confronti di qualcuno. È tempo di fare un sonnellino. Questa è una carta un po' particolare che no, cioè non significa sì, farsi un sonnellino, forse in questo periodo ci può stare perché le energie sono abbastanza basse, probabilmente per il caldo. E tempo di fare un sonnellino, però si riferisce principalmente al fermarsi, non solo riposare, certo, però di prendersi qualche momento per non agire. Quindi aspettare,
proprio per dare la possibilità di lasciar affiorare dal profondo, come abbiamo visto, i nostri sogni e i nostri desideri. Questo lo si può fare cercando di creare uno spazio dove proprio sentirsi liberi di tirare fuori quello che sentiamo veramente. Però è molto importante creare appunto questo spazio, un distacco tra noi e gli eventi esterni, e anche di vivere in semplicità, di fare un qualcosa, diciamo, senza andare a stravolgere i nostri piani, semplicemente prenderci un attimino, un pochettino di tempo per noi. Questo vi permetterà a capire, appunto, come abbiamo già visto, che cosa desiderate veramente, che cosa c'è nel vostro profondo, della vostra anima. Arrivare al traguardo, io direi che invece è una carta molto molto positiva, perché probabilmente seguendo un certo percorso, l'universo in qualche modo vi vuole far capire che voi avete la forza, la bravura, tutte le capacità possibili e immaginabili che vi aiuteranno a proseguire nel vostro percorso e soprattutto a concretizzare un progetto, soprattutto se si tratta di quelli a lungo termine dove abbiamo maggior bisogno di pazienza, di tempo, di impegnarci. Però c'è bisogno di attuare un'azione precisa, costante e durevole nel tempo e di non temere assolutamente degli inciampi e degli ostacoli, perché comunque ci riuscirete. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, una buona luna, ciao!